Un disco volante non è più visione sbalorditiva come ai tempi dei primi romanzi di fantascienza, ma questo è forse l'ultimo ancora capace di stupirci. Se l'è costruito in casa, pezzo su pezzo, il californiano Herb Bartlett, un professore di scienze. Dall'altezza di un pollice, sul suo cuscinetto d'aria, gli pare di dominare il mondo.